Ciao ragazzi, come sapete sono ferma da un po' per dei problemi alla schiena, per cui sto approfittando per dedicarmi un po' di più alla lettura rispetto agli anni scorsi. Se volete sapere quali libri ho letto e leggerò, in descrizione qua sotto vi lascio il link al mio profilo Goodreads, insieme ai link affiliati di Amazon alla versione sia cartacea che alla versione ebook del libro di cui parliamo oggi, ovvero La voce del ghiaccio. Gli 8.000 in inverno, il mio sogno quasi impossibile di Simone Moro. Il libro è scritto come se fosse una sorta di diario con cui ripercorriamo le tappe della carriera alpinistica dell'autore, dalla spedizione sulla Aconcagua a quella sulla Annapurna, dai tentativi sul Shisha Pangma all'esplorazione della valle del Batura in Pakistan. Possiamo quindi conoscere i dietro le quinte delle spedizioni, come le difficoltà burocratiche e logistiche, ma anche i forti legami che si creano in queste condizioni davvero estreme. Una cosa che ho apprezzato molto sono i passaggi in cui l'autore parla dei suoi fallimenti senza però farli passare come delle sconfitte. Anzi, dà molto valore alla rinuncia. Simone Moro, infatti, non insegue il record da inserire nel curriculum, ma è animato dalla pura e semplice passione per l'esplorazione e per l'avventura. Il libro io l'ho trovato molto coinvolgente, forse perché è stato scritto quasi interamente durante una spedizione su un 8000 in inverno, il Nanga Parbat per l'esattezza. La considero sicuramente un'ottima lettura per gli appassionati di alpinismo, ma anche per chi vuole conoscere un po' più da vicino la vita di un moderno esploratore. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like e se avete letto questo libro, fatemi sapere quello che ne pensate con un commento qui sotto. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video settimanali. Qua sotto in descrizione vi ricordo i link ai miei social, tra cui anche Goodreads e i link ad Amazon con le versioni ebook e cartacea del libro. Non mi resta che augurarvi una buona settimana e dirvi come al solito, have a nice life!